Valentina e benvenuti nel mio nuovo video. Allora ragazzi, buongiorno. Allora ragazzi, oggi è un'altra giornata della spesa, perciò iniziamo. Ovviamente ricordo che noi la facciamo all'Lidl in quanto ce l'abbiamo sotto casa. Allora iniziamo subito dalla prima busta e abbiamo le uova. Stavolta non c'erano bianche, che peccato, mi dispiace quando non ci sono. Poi abbiamo preso degli affettati, due pacchi di prosciutto di Parma, buonissimo, davvero ottimo, a me piace tantissimo. Poi una pasta sfoglia per fare le torte salate. Poi ragazzi, in offerta c'erano questi tronchetti che avevano il 30% di sconto perché hanno scadenza, vabbè, comunque sia, scadono presto a poco, tra quasi 2 settimane, perciò erano scontate a 99 centesimi l'una. E ne abbiamo presa una la stracciatella, perché mia mamma ne va matta di questi tronchetti al cioccolato, l'altro invece è al limone, anche questo molto buono, almeno ho sentito dire, perché non l'ho mai assaggiato al limone, però se le torte al limone sono buone lo sarà anche questa merendina. Poi abbiamo preso un pacco di saltimbocca, che l'altra volta mi sono piaciuti tantissimo e li abbiamo fatti solamente con l'insalata condita precedentemente e poi del prosciutto, ma ragazzi, passati in padella così la fine del mondo, buonissimi, e ricordo che ce ne sono 4 a confezione. Poi 2 pacchi di mix grattugiato di formaggio, una confezione di dado perché l'avevamo finito, questo è il dado per fare il brodo classico, una confezione di pesto alla genovese, che anche questi sono molto buoni, a me piace tantissimo. Io il pesto non andiamo molto d'accordo, ma quello della Barilla e questo qua mi piacciono veramente tanto. Questo qua è della nonna mia, davvero buono, e inoltre questo è senza aglio, anche se a me sinceramente l'aglio piace tanto. Poi abbiamo preso 1,5 kg di farina tipo 00, anche questa confezione, che è della Molino Rossetto, è nuova, non c'era fino a qualche tempo fa al Lidl, però insomma è la prima volta che la compriamo, ma anziché prendere la solita classica, visto che c'era il pacco da 1,5 kg, abbiamo preso questa. La proveremo, ma tanto alla fine ragazzi la farina è farina, voglio dire. Poi passiamo a un'altra busta e abbiamo un pacco di gnocchi, sempre nonna mia, sono buonissimi, sono gnocchi di patate classici, a me piacciono molto. Poi abbiamo preso una confezione di filetti di petto di pollo panati, sono nuovi, sono veramente buoni, ed è un pacco da 300 grammi. Li andremo sicuramente a mangiare stasera, noi li facciamo nel forno, però se volete farli tipo nuggets, basta che li friggete, insomma. Io penso comunque che siano molto molto buoni. Però questi bocconcini di pollo sono fatti con solo petto di pollo. Li assaggeremo e vi dirò. Poi una bottiglia di vino, la Romagna Sangiovese, scusatemi. Tra l'altro mi piace tantissimo l'etichetta con questo bellissimo pavone. Poi abbiamo preso del farro perlato di Campolargo, perché in questo momento che inizia a fare caldo, che poi dipende ragazzi, a Torino un giorno piove, un giorno fa caldo, la mattina ci sono 8 gradi, il pomeriggio ce ne sono 20, insomma il tempo è sempre imprevedibile qua a Torino, però comunque ora che inizia a fare caldo a me piace tantissimo l'insalata di farro con farro, pomodori e ciliegini, le mozzarelle ciliegine, mi piace tantissimo, ne vado matta. E poi è anche un bel piatto fresco. Poi abbiamo preso dei piselli in scatola. Poi, ovviamente, il cibo per i gatti. Che ricordo, io prendo il patè della cuscina dove mi trovo benissimo. Oh, questo non fa parte del cibo dei gatti. È dell'italiano, polpa fine, una latta di pomodoro. Poi c'era questo latte granarolo in offerta, perciò ne abbiamo presi 2.
quando ci sono le cose in offerta sono sempre insomma ottime, no? Poi abbiamo ricomprato della salsiccia, questa è da 500 grammi, tanto la carne si congela e per un po' si è sempre a posto. Poi abbiamo preso queste, sono, io non so leggere il francese, ma sono della linea Deluxe, che a me piace tantissimo, ne vado veramente matta, e sono patate alla fine, crispy e fluffy, sono patate, proprio patate con una formina strana, e le abbiamo prese due confezioni, sono pacchi da 600 grammi, perché erano in offerta a 75 centesimi al pacco. Quindi queste qua sono buonissime perché le metti nel forno e rimangono croccanti fuori e dentro morbidissime. Poi ho un pacco di spinaci, quelli surgelati, da un chilo. Questi qua sono a cubetti, che li preferisco rispetto alle foglie perché sono, non lo so, sono più buone secondo me. L'altro litro di latte che vi dicevo. Poi abbiamo preso di nuovo, dopo tanto tempo, oilà, bene. Dopo tanto tempo, ovviamente se non faccio danno non sono io, della birra, che davvero ragazzi era un sacco di tempo che non compravamo la birra, che non ne bevevamo neanche più, perché comunque sia, oltre al fatto che fa male, poi inizia a fare caldo, quindi, però a me quando fa caldo una birra fresca, ghiacciata, è l'ideale. Poi abbiamo preso, sempre a livello di carne, delle sovraccosce di pollo, da un chilo la confezione e fa parte della speciale grigliata. Poi abbiamo preso delle bracciole di suino da 700 grammi, anche questo fa parte della speciale grigliata. Io la carne, poi è bella rossa, mi piace proprio un sacco, ci deve essere sempre della carne nel congelatore. Poi abbiamo preso della trita, macinato misto di suino e bovino da 400, da mezzo chilo, scusate, da mezzo chilo, anche questa mi piace, io la preferisco quella di bovino o al massimo mista in confronto alla trita di maiale, però quando c'è la si compra. Poi un pacco di prosciutto cotto, una confezione di ricotta da 330 grammi, ragazzi questa è buonissima e ribadisco, questa nuova confezione della ricotta che hanno fatto, dentro c'è una retina, quindi un ulteriore contenitore per la ricotta, affinché tutta l'acqua vada giù al fondo e la ricotta non rimane acquosa. Quindi questa va benissimo anche per fare torte, dolci, torte salate, va benissimo perché appunto non è acquosa. Una confezione di ketchup e una confezione di maionese. Noi prendiamo quelli della marca Cania, con cui ci troviamo benissimo e costa anche di meno oltretutto. Poi una confezione di sale grosso che avevamo terminato, una bottiglia di olio extravergine di oliva da un litro, che anche questo era terminato. Poi abbiamo preso tre confezioni di passata di pomodoro, questa qua, che anche per fare un sughetto veloce veloce è l'ideale. Poi la gorgonzola, ovviamente mia mamma non può farne a meno. Poi abbiamo preso, se vi ricordate, vi avevo detto nei precedenti tutta la spesa che avevamo preso degli stuzzichini, chiamiamoli così, della strada del gusto, dello street, buonissimi, a me piace tantissimo. Questa volta però abbiamo comprato le pizzelle allo speck, mai assaggiate, a differenza degli arancini cacio e pepe, queste non le abbiamo mai assaggiate, ma sono sicura che siano buonissime davvero. Poi abbiamo altre scatolette per i gatti, perché ovviamente è, questa è sempre una passata di pomodoro. Poi abbiamo comprato delle olive nere denocciolate, sono buonissime, io le adoro. Della Montana, ne abbiamo preso due confezioni. Queste scatolette della Montana sono da 100 cavolini, non so esattamente da quanto sia, non c'è scritto, però vi posso assicurare che per quanto mi riguarda, ecco, 150 grammi di carne, per quanto mi riguarda sono molto più buoni della Simmental e mi piace tantissimo fare pasta e Montana. Poi mi sono presa, almeno ho chiesto a mamma di prendermela,
una bottiglia di fuse tea alla pesca. Io adoro il fuse tea. Allora, il tè alla pesca freddo mi piace, però il mio preferito in assoluto è il fuse tea, perché sa proprio di pesca, a differenza dell'estate piuttosto che della San Benedetto. Il tè della fuse tea è molto più buono a parer mio. Si sente proprio la pesca, è come mangiare una pesca, ragazzi, mi piace. Perciò, se non l'avete mai provato, compratelo, perché davvero non ha paragoni in confronto a tutte le altre marche di tè. Tra l'altro era in offerta a 79 centesimi. Ciao mamma, saluta almeno. Poi altre lattine di birra. Pensavate che ne avevamo comprate solo due o tre? No, ovviamente quelle 5-6 birre ci stanno sempre. Passiamo dunque all'ultima borsa della spesa, sperando di non far cascare nulla, e abbiamo altra carne, fettine scettissime di bovino adulto di scottona, costano 5 euro, ma scontate del 30% le abbiamo pagate 3,50 euro. Ed è una confezione da 340 grammi, perciò buonissima. Poi la carne rossa, ragazzi, mi piace proprio da morire. Abbiamo ripreso due baguette, anche se ne abbiamo ancora, però facciamo scorta. Un'altra confezione di prosciutto cotto e una confezione di petto di tacchino. Poi, ah no, vedete, avevo ragione. Ne abbiamo prese due di salti in bocca, che con gli affettati che abbiamo comprato, una delizia. Poi abbiamo preso l'origano appena finito, delle trofie di semola, questa è pasta fresca, buonissimo, sempre la marca nonna mia, però a me piace tanto la pasta fresca del Lidl comunque. Poi abbiamo preso appunto le ciliegine mozzarelline, come vi dicevo prima, nell'insalata di farro, sono ottime. E infine, qua c'è un'altra busta di parmigiano. Infine abbiamo comprato questo qua, il tè alla pesca solubile, perché allora, a prescindere dal fatto che il fuse tea l'ho comprato perché voglio dire, o meglio l'ho fatto comprare mia mamma perché voglio dire, era in offerta a 79 centesimi, me lo prendo visto che è il mio preferito, però anziché star lì a spendere soldi per una bottiglia da un litro ogni volta, abbiamo comprato questo, il tè solubile alla pesca, che te ne fai 11 litri per un prezzo veramente che è una sciocchezza, e ovviamente alla pesca, voglio dire, però questo qua si può fare anche caldo, è della Lord Nelson e io lo consiglio perché è buonissimo sia freddo che caldo, consigliato. Allora, questa era la nostra spesa per un totale di 77,85 euro. Bene ragazzi, allora questa era la spesa che abbiamo fatto per questa settimana. Detto ciò ragazzi, allora il video di oggi finisce qua. Spero come sempre di avervi tenuto compagnia e vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi già al canale, lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate. Stavolta voglio sapere se avete trovato anche voi la farina da 1,5 kg, quella nuova del Lidl, se vi piace il fuse tea e quale preferite tra la pesca e il limone, perché anche il limone è molto particolare a differenza delle altre marche. Vi ricordo anche di seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo domani per un altro simpaticissimo, divertentissimo video insieme. Un bacione grande grande, ciao a tutti!